Siamo alle ASL in occasione della 51esima edizione del Congresso internazionale sulle patologie epatiche e è stato approfondito anche l'argomento delle immunoglobuline antiepatite B. Noi ne abbiamo parlato con la professoressa Patrizia Burra dell'Università di Padova. Allora professoressa, le immunoglobuline antiepatite B nel post-trapianto di fegato aiutano ad evitare le recidive di epatite B. Ad oggi quali opzioni può scegliere il medico? Abbiamo diverse possibilità, ossia il paziente può addirittura scegliere che tipo di somministrazione di queste immunoglobuline preferisce. Una volta non vi erano queste possibilità, mentre oggi esistono, quindi vi è la via di somministrazione endovenosa, che solitamente viene usata nell'immediato post-trapianto ed è una somministrazione ospedaliera, la somministrazione per via intramuscolare, e in questo caso il paziente può chiaramente utilizzare questa somministrazione anche a domicilio con l'aiuto di un'altra persona. Oppure negli anni più recenti abbiamo una somministrazione sottocute, diciamo con lo stesso principio con cui molti pazienti usano il sottocute per ad esempio per l'insulina oppure per dei farmaci che servono come anticoagulanti, quindi questa somministrazione sottocute è la più recente in termini di tempo ed è quella che in qualche modo lascia al paziente in maniera autonoma, perché il paziente può autosomministrarsi le immunoglobuline. In termini di qualità di vita, che differenza c'è tra i tipi di somministrazione che ci ha appena elencato? È chiaro che se noi pensiamo alla prima tipologia, ossia la somministrazione per via endovenosa, che peraltro per molti anni era l'unica che avevamo a disposizione, il paziente aveva la necessità di recarsi in un ambiente ospedaliero, quindi questo era un disagio per lui o per la famiglia, ma anche un costo per la sanità, nel senso che era necessario avere un ambulatorio integrato, addirittura un day hospital, altri pazienti addirittura ricoverati, quindi questo rappresenta un disagio per il paziente, quindi una qualità della vita che è compromessa ed un costo per la società. La seconda somministrazione quindi è molto più economica, di solito i pazienti sono abbastanza contenti di poter avere una somministrazione per via intramuscolare, tranne qualche piccola lamentela che possono avere per chiunque faccia un'iniezione intramuscolare. Ed infine invece per il sottocute direi che ha cambiato la prospettiva, nel senso che vi è l'autonomia, il paziente può fare benissimo la terapia a casa propria senza la necessità di andare dal medico di medicina generale, la necessità di andare in un ambulatorio integrato, addirittura di avere un accesso in ospedale per la propria terapia. Quindi questo è il vantaggio notevole sulla autonomia, l'indipendenza e diciamo quindi anche come aspetto, uno degli aspetti della qualità della vita di questo tipo di somministrazione. Ecco, guardando soltanto all'ultimo arrivato, quindi alla somministrazione sottocutanea, i pazienti come hanno reagito al passaggio a questo tipo di somministrazione? Sì, questo è un dato molto importante. Non possiamo pensare che nella complessità della terapia per il trapianto, con tutti i farmaci che i pazienti devono assumere, venga dato per scontato che possano passare da un tipo di terapia ad un altro, ad un tipo di somministrazione del farmaco ad un altro. Quindi hanno bisogno di essere educati. Educare vuol dire insegnare, quindi far vedere come si fa l'iniezione. Devo dire che la maggior parte dei pazienti impiegano veramente molto poco per apprendere come somministrare in maniera autonoma al farmaco. Abbiamo delle infermiere che sono dedicate ad insegnare, abbiamo poi delle educatrici che sono deputate proprio a questo compito, ma devo dire che almeno nel nostro centro il risultato è stato ottimale. Alcuni dati in altri centri riportano qualche volta dei piccoli ematomi nel punto in cui viene fatta l'iniezione. Devo dire che dalla nostra esperienza non ricordo qualche problematica che sia stata veramente severa in questo senso, quindi è ottimo anche da questo punto di vista.